in primo piano il bilancio delle attività della task force che in Abruzzo gestisce la problematica del coronavirus. Questa mattina c'è stata una conferenza stampa nella sede pescarese della regione. Per noi l'ha seguita Luca Pompei, che vedo pronto in diretta proprio fuori dalla sede di Piazza Unione. Allora, a te la linea, Luca. Sì Carmine, siamo in collegamento dal Palazzo del Consiglio regionale di Piazza Unione a Pescara, dove stamane si è tenuta una conferenza stampa della task force messa in campo dalla regione Abruzzo per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Anzi, diamo il giusto nome, perché è stato dato il giusto nome al virus Covid-19. Ebbene, è stato fatto il punto della situazione di tutta l'attività svolta in questi 20 giorni. Giorni di forte emergenza, sono stati dati dei numeri, una ventina di segnalazioni, tutte monitorate alla perfezione. Ci sono due casi di autoisolamento all'Aquila di due studenti rientrati dalla Cina, che volontariamente si sono rinchiusi in casa, ma dobbiamo dire con estrema chiarezza, come tra poco ci dirà nell'intervista che vi proporremo dell'assessore Nicoletta Verì, che non c'è alcun caso di Covid-19 in Abruzzo. Questo è importante puntualizzarlo, e tutti gli esami e gli accertamenti svolti riguardano semplici segnalazioni di persone provenienti da aree a rischio. Tutta la macchina ha funzionato e sta funzionando, hanno sottolineato coloro che sono intervenuti stamane in conferenza stampa. Importante e fondamentale anche il contributo della Protezione Civile, che ha messo a disposizione circa 170 volontari, tutti altamente specializzati, prevalentemente utilizzati all'aeroporto d'Abruzzo, dove sono stati controllati circa 1700 passeggeri provenienti da voli internazionali, controllati con il termo scanner. Anche qui nessuna segnalazione particolare. Ovviamente resta alta l'attenzione, ma come ci ha spiegato il dottor Giustino Parruti, non bisogna creare facili allarmismi. La situazione è sotto controllo, tutto viene monitorato alla perfezione. Da questo punto di vista bisogna stare noi qui in Abruzzo assolutamente tranquilli. Vi proponiamo adesso, prima di ridare la linea allo studio, una dichiarazione dell'assessore Nicoletta Verì, che rassicura tutti gli abruzzesi, e una dichiarazione della dottoressa Stefania Melena, dirigente del Dipartimento Salute della Regione Abruzzo, che ha fatto un po' il riepilogo di tutta l'attività svolta e che si andrà a svolgere anche nei prossimi giorni. Sentiamo questi contributi, poi la linea può tornare allo studio. In Abruzzo non abbiamo avuto alcun caso proprio con diagnosi ben precisa. Voglio sottolineare che tutti coloro che sono stati osservati, o meglio ancora sorvegliati, sono pazienti che si sono presentati spontaneamente al pronto soccorso perché manifestavano dei sintomi. Sintomi che in questo momento, in cui è alto purtroppo il picco dell'incidenza dell'influenza, assomigliano molto ai sintomi influenzali. Però abbiamo messo in atto subito i protocolli ben precisi e con ben adeguata struttura attorno alle varie aziende, per cui io posso dire che i nostri concittadini possono essere tranquilli. C'è una sorveglianza alta, c'è la partecipazione della Protezione Civile, che addirittura ha messo in campo 170 volontari che operano presso l'aeroporto di Pescara, dove stanno con strumenti adeguati anche a misurare quella che è la temperatura di questi passeggeri, e quindi un'attenzione sia nell'ambito scolastico, si seguono tutti i protocolli e continueremo la sorveglianza.
cioè, noi siamo perfettamente in linea con quello che il Ministero ci ha chiesto di fare, siamo perfettamente aggiornati su tutte le evidenze scientifiche, tramutandole nelle nostre disposizioni e nelle nostre procedure operative, nella contezza per seguire l'obiettivo della massima tutela del cittadino, la massima tutela secondo le evidenze scientifiche disponibili oggi. Rispetto alle segnalazioni che ci sono state, lei ci parlava di due situazioni di autosorveglianza, se in qualche modo di due studenti all'Aquila, altre due a Pescara, ma sono situazioni comunque che non possono nemmeno definirsi casi sospetti. No, allora, non sono, diciamo, puntualizziamo anche bene la terminologia, che non è autosorveglianza, è autoisolamento, cioè un isolamento fiduciario domiciliare disposto direttamente dal paziente, che proprio per la massima tutela per la comunità e anche per evitare episodi di discriminazione sia che avvengono nei confronti della comunità cinese, ma anche dagli stessi studenti o comunque imprenditori italiani che tornano dalla Cina, ci sono persone che hanno deciso volontariamente di isolarsi domiciliarmente per il periodo dei 14 giorni, chiaramente dando comunicazione alle ASL per attivare la sorveglianza. Quindi i casi che sono in questo momento in sorveglianza, ripeto, non hanno nessun criterio per essere definiti nemmeno casi probabili o casi sospetti, sono solo persone in osservazione.